Qui allora è la più vecchia fontana di Nago. Da qui le signore venivano a lavare i panni, ma non solamente. Qui venivano anche le mucche a bere. Quindi faceva doppio servizio, sia lavare i panni e bere anche alle bestie, mucche e cavalli. Naturalmente l'acqua veniva da lì, era una fonte che arrivava praticamente dal lago di Lopio, tutto sottoterra, era una sorgente. Qui rimaneva tutta piena di acqua e il livello usciva e passava qui di fianco della strada, che adesso l'hanno interrata, quindi c'era il fosso prima, e andava giù nella valle del Mulin e andava fino a Sarca. Perché hanno chiuso adesso? Chiusa prima cosa per un periodo che non c'era più acqua. Si è prosciugato il lago di Lopio, nel 1956 è prosciugato il lago di Lopio e qui l'acqua non è più arrivata. Quindi è cascato tutto il motivo di essere una fontana. È stata abbandonata e adesso il comune stanno ripristinando, hanno fatto una bella cosa, e con l'illuminazione di notte dovrebbero fare anche delle fotografie come era proprio una volta con le lavandaie dentro. Quindi è stato un bel recupero questo qua. Questo fa parte sempre del Pesarol, della piazza del Pesarol. Qui sopra c'è la casa di Scipio Sigale, vecchio irredentista, filosofo, e criminologo, faceva di tutto questo uomo, era molto importante, conosciuto in tutta Europa.